C'è chi non può permettersi una scheda video o un PC per avere maggiori prestazioni su un gioco, quindi in questo nuovo tutorial ti spiego come migliorarle. Ovviamente per boostare gli FPS su Minecraft vanno anche cancellati i file temporanei, l'applicazione che ti consiglio di usare è BleachBit, te l'ho lasciata in descrizione, e in alto a destra c'è il video su come usarla, ed elimini così tutti i file temporanei. BleachBit, un'applicazione che ti permette di eliminare qualsiasi cosa, file temporanei, di tutte le cache, anche la cronologia dei browser, tutte le immondizie che non ci servono sul sistema operativo. Ci ho fatto anche un tutorial a parte su come usare questa applicazione e ti consiglio di guardarlo. Quindi io vado a mettere la spunta su Internet Explorer, vado a metterla sulla cronologia dei download, scansione approfondita, vado a metterlo nei file temporanei, sistema, file temporanei del sistema, Windows Defender, file temporanei di Windows Defender, WinRAR e i file temporanei di WinRAR, e faccio pulisci e vediamo quanti file temporanei mi deve eliminare. Oppure se non vuoi usare questa applicazione andiamo a fare tasto Windows più R, andiamo su %temp%, ti porterà così sulla pagina per eliminare tutti questi file temporanei e qui potrai cancellare i file temporanei. Ora andiamo un attimo sempre su questo file temp, andiamo su updata, roaming, andiamo nella cartella di Minecraft. Come puoi vedere questa è la cartella di Minecraft, la mia cartella di Minecraft, quindi ti lancio. Io vado a copiare così questo percorso, faccio copia, vado su impostazioni grafica, sfoglia l'applicazione da aggiungere e qua ci metto la cartella ed eccola qua, e adesso vado a selezionare il T-Launch, aggiungi ed eccolo qua, opzioni, scegli così la scheda video per dare così prestazioni elevate, io do questa e faccio salva e chiudo qua. E ora non ci resta che passare su Minecraft e vedere un po' cosa possiamo fare per boostare un po' gli FPS. Come puoi vedere io in alto a sinistra quelli sono gli FPS, non ho capito perché adesso sto facendo pochi FPS, forse sarà la nuova versione 1.20.1, come puoi vedere 20-19 FPS, quindi in questo caso risolveremo attraverso i chunk la risoluzione dello schermo e soprattutto eliminando tutte le cose che non ci servono su Minecraft. Quindi come puoi vedere anche aumentando, migliorando chunk, gli FPS rimangono su 20-19, mi sa che è così 19, veramente non riesco proprio a giocare, quindi in questo caso risolveremo sulla distanza del rendering, diciamo anche distanza simulazione e la risoluzione a schermo intero. Quindi io da 1980, cioè da 1920x1080 passo direttamente a 1280x720, però li devo mettere a 165 Hz, che vanno sul mio monitor, perché io ho un monitor curvo 165 Hz, se tu invece metti 1280x720 chiocciola e metti i tuoi Hz, ok, tipo 60 120 144. Poi abbiamo così risolto anche sulle nuvole, la luce soffusa, le nuvole ho messo no, l'ombra ho messo no, sugli effetti di distorsione metterei 30%, effetti del campo visivo se lo stai usando metti il 5%, e velocità dell'uccidio 25 riguardo agli oggetti incantati, e qua su intensità dell'uccidio 25%, distanza dell'entità 150, la grafica metto semplice, non sofisticata, compilazione chunk in triad, il VSync mi raccomando va messo su no, se no te li blocca sul monitor che stai usando. Quindi come puoi vedere ho aumentato così un po' di FPS, Minecraft ora si vede molto molto fluido, mi permette proprio di vedere la fluidità sul gioco.
Quindi se in questo caso la risoluzione a schermo intero non ti basta, ti consiglio di abbassarla un altro po'. La distanza di rendering, io ho messo 15 chunk, perché se metto un chunk io da lontano cosa vedo? Niente. Non vedo proprio niente. Quindi sulla risoluzione a schermo intero, come puoi vedere, io ho messo 1024x768, 100 Hz. Mettiamo fatto e vediamo un po' come si vede. Allora, la qualità è abbastanza buona e Minecraft si vede perfettamente, molto fluido. Quindi questo non era un tutorial su come fare 2000 fps su Minecraft, che è inutile. Se tu stai giocando su un portatile che hai solamente 60 Hz e vorresti fare 2000 fps, non li vedrai mai e non li farai mai. Quindi in questo video ti ho spiegato come boostare gli fps su Minecraft, come migliorare le prestazioni sul gioco. Se ti è stato utile, iscriviti e lascia like. Ciao!